si avvicina a grandi passi, amici lettori del Risveglio Popolare, e noi, come abbiamo promesso nelle settimane scorse, dall'edizione del giornale del 14 di dicembre, giovedì 14 dicembre, abbiamo messo in linea i due regali. Un regalo per chi è abbonato e rinnova il suo abbonamento, soprattutto, è un regalo accessibile a tutti. Sono due ebook, due raccolte di alcune rubriche che sono state pubblicate durante questi ultimi 2-3 anni. Un bel modo per avere una raccolta, leggere, affezionarsi all'autore, affezionarsi al nostro giornale. La vetrinetta è accessibile a tutti, le pillole di missionarietà a chi rinnova l'abbonamento. Sia che abbiate il giornale cartaceo, sia che abbiate l'abbonamento all'edizione cartacea o all'edizione digitale, troverete le facilissime indicazioni per arrivare a trovare sul vostro device, sul vostro computer, sul vostro tablet questi due ebook, questi due regali per il Natale 2024. E siamo segnati, no, è un Natale 2023, sì, mi fanno cenno che è Natale 2023, ma siamo proiettati in avanti, Natale 2023, abbonamento però 2024. Non smettiamo di ricordare che siamo nel periodo, nella campagna, nel momento del rinnovo degli abbonamenti, e ovunque trovate i prezzi e le condizioni per abbonarvi, riabbonarvi, regalare un abbonamento, perché il Risveglio Popolare è una bella differenza per tanti. L'avete visto con il susseguirsi di queste foto, 1, 2, 3 persone e poi tanti interessati a leggere il giornale, a leggere la prima pagina, ma non solo la prima pagina, perché la prima pagina è quella che vi presentiamo per dirvi che il giornale è sempre ricco. Tra l'altro usciamo in queste settimane di dicembre, usciamo a 32 pagine, quindi insomma un giornale assai spesso, assai pesante, ricco di notizie, di informazioni, di approfondimenti. La prima pagina puntiamo sul Gran Paradiso, sul Parco Nazionale del Gran Paradiso. È stato nominato D'Urbano come nuovo presidente, ma Ronco, che non è d'accordo, vorrebbe volare verso la secessione. Di cosa si tratta? Ovviamente lo potete leggere all'interno nelle pagine. Giornata del seminario, domenica prossima, ospitiamo una pagina e mezza dedicata appunto alle vocazioni, con il messaggio del Vescovo, del Rettore, alcune testimonianze di seminaristi e diaconi che si apprestano appunto al sacerdozio. Castelnuovo Nigra, fate i presepi, ci piace anche questa frase, fate i presepi, non la guerra. Ed effettivamente il presepe non dovrebbe mancare, una tradizione che deve ritornare nelle nostre case, perché non sia un Natale orfano, non deve essere un Natale orfano, come scriviamo nel nostro editoriale. Grazie e buona lettura a tutti!